Blocchiamoci il microfono. Ma questa è una partita che sicuramente vi porterà dietro tanto rammarico, perché l'avete quasi dominata per 90 minuti, l'avete persa per degli episodi che, come dice mister Mignani, se non sono state a loro vantaggio sicuramente sono stati favorevoli sul piano della fortuna. Avete avuto un'espulsione che recriminare è anche poco. Come se ne esce adesso? Come si giudica una partita così? Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto, però allo stesso momento dobbiamo avere tanto rammarico, perché comunque sono già due partite in casa che lasciamo punti quando dominiamo la partita. Col Benevento abbiamo lasciato due punti, oggi non abbiamo portato a casa niente, e dobbiamo iniziare a essere un po' più cinici su queste cose. Però abbiamo fatto penso la miglior partita da quando è arrivato il mister, quindi dobbiamo continuare su questa strada, deve essere un punto di partenza per continuare sempre in crescendo e riprenderci questi punti che abbiamo lasciato. Fabrizio, tu conosci molto bene il modulo 4-3-1-2, vi state trovando meglio? Perché oggi sia tu che Collocolo siete stati protagonisti di un'ottima prestazione, bene anche nel primo tempo Giovani in cabina di regia a posto di Buchel, Fazzerano si sta muovendo molto bene, è questo il modulo dove voi mezzali vi trovate meglio? Quello insomma che abbiamo visto con mister Sottil? Io penso che non sia un fattore di modulo, perché quando uno nella testa è convinto che possa far bene, non importa se ci mettiamo a 3, a 4, a 5 o 6. L'importante è essere connessi con la testa, con un solo obiettivo in testa, pensare partita dopo partita, poi come ci mettiamo in campo, quello non cambia nulla. Però ci stiamo trovando molto bene, abbiamo dei grossi benefici e c'è ancora tanto da lavorare, perché comunque era un modulo che non riproponevamo dall'anno scorso con Mister Sottil, quindi alcuni meccanismi non ce li abbiamo ancora dentro di noi, però in settimana ci lavoreremo per averli nostri. Il mister ha detto che c'è da migliorare per quanto riguarda i calci piazzati a nostro favore. Ricordo ad esempio in un Ascoli Ternana due tuoi assist dalla bandierina per i gol di Collocolo e Botteghin. Sembra quasi che gli avversari abbiano preso le misure in tal senso. In cosa bisogna migliorare, visto che possiamo sfruttare le abilità balistiche di giocatori come Botteghin, Simic, Pedro Mendes, Collocolo? Penso che comunque il mister aveva pienamente ragione. In queste ultime partite stiamo sfruttando poco le palle native, non siamo molto pericolosi, però c'è anche da dire che nella prima parte di stagione la maggior parte dei gol sono avvenuti da palle native. In questo momento ne stanno arrivando meno, però non c'è solo da mettere più impegno quando si vanno a battere e quando si attacca la porta per essere più cattivi per far gol. Questa sconfitta immeritata sicuramente non può tarpare le ali di un Ascoli che comunque sta vivendo un momento positivo. Qual è il vostro reale obiettivo nello spogliatoio? La salvezza è ancora da conquistare, comunque siete sulla buona strada, ma continuate a guardare anche sopra? L'unico obiettivo che abbiamo è pensare partita dopo partita, non ce n'è. Sarà una frase che diciamo sempre, ma è la pura e unica verità. Questa sconfitta qua ci deve dare solo benzina per affrontare la prossima partita con il Cagliari, che sarà una partita durissima, però dobbiamo pensare solo a quella. Poi finita quella col Cagliari penseremo a quelle dopo. Ne abbiamo parlato anche all'andata, ci tieni parecchio al match di Cagliari di venerdì sera? Penso che lo sappiate. Da ex comunque è una partita che sento e per questo avevo paura di non poterci essere, perché essendo in difida avevo paura, però sono stato lucido a non prendere l'ammonizione per andare a giocare lì. Senti, mi è incuriosito quello che hai detto a livello mentale, no? A parte che avete un mental coach, quindi immagino che stia lavorando anche su questo, ma quindi il discorso, tornando un attimo indietro alla situazione di Buchi, era più mentale che tattico? Non voglio tornare su quello che è passato, voglio parlare del presente e del futuro e niente. Beh, per quello che hai detto è quasi scontato. No, ho detto che la testa fa tanto nel calcio, tutto qua. Grazie a voi. Grazie.